squadra comunque è viva, ha un'identità, ha un gioco. Poi non sto a ricordare delle vicissitudini di qualche partita, purtroppo succedono. La cosa importante è guardare sempre avanti, credere nel lavoro e avere molto, molto, molto entusiasmo, che è quello che ti porta a fare quel qualcosa in più. Diciamo che il mister è quel pilone piantato bene in terra da cui noi ci aggrappiamo tutti, anche perché lo conosciamo bene, ha comunque delle idee in cui crede molto e sicuramente lo infonde alla squadra, e questa è una cosa determinante. Non parlo tantissimo, ma sinceramente ogni tanto mi prendo qualche ragazzo anche per confrontarmi. Credo che più che consigli tecnici, anche di atteggiamento, che sono la cosa più importante. Chiaramente, avendo giocato da centrocampista, forse ho una visione un po' più globale di una squadra, però è chiaro che il punto di centrocampo secondo me è quello importante, ma credo che l'equilibrio di una squadra sia fondamentale. Andrea per me è un giocatore importantissimo per la società, per la squadra, per il mister, anche perché è un 2001 e già sta facendo da un po' di tempo tante presenze in un campionato importante. Andrea, diciamo che è un ragazzo molto determinato, equilibrato, è il prototipo del giocatore, soprattutto anche in testa, oltre che in campo. Credo sia un giocatore molto importante per noi, ma lo sarebbe per qualsiasi altra squadra. Quindi il suo entusiasmo, la sua voglia è bella da vedersi e secondo me è un esempio, ecco. Sono due ragazzi di qui, credono tanto in quello che fanno, credono nella San Giovannese che non guasta mai, ma sono anche molto lucidi. Sono passionali, ma sono lucidi, perché poi quando sei dentro devi essere lucido oltre che passionale, quindi devi scindere tanto. Sono due ragazzi con una caratura importante perché sono un allenatore e un preparatore, secondo me molto 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 bravi. È chiaro che Matteo ha un ruolo molto vicino al mister perché chiaramente la parte tecnica e tattica gli dà una grossa mano, e anche il fatto di Riccardo che si affaccia per la prima volta in questo campionato, secondo me ha fatto capire subito che ha le idee chiare, perché comunque i ragazzi già ora cominciano a stare molto meglio, hanno lavorato molto e mister era contentissimo di avere questi due ragazzi che sono secondo me, diciamo, una parte importante per la San Giovannese, anche a livello di futuro sicuramente. Il fatto di dover essere sempre lì sotto pressione e sapere che comunque c'è da lottare parecchio, 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 però con il sorriso, con l'entusiasmo, secondo me si fa tanto, perché poi qui tutti ci mettono del loro. Quando dico tutti, adesso dal custode, da tutti, è bello, è coinvolgente, e chiaramente poi noi che siamo un pochino più addetti ai lavori dobbiamo essere anche un pochino, diciamo, sgravati da questa passione per la Sangio, che qualche volta magari ci può accecare, quindi dobbiamo riflettere sempre un secondo in più. Però è bello, perché la tua domanda col sorriso per me è una cosa bellissima, perché ti ripeto, l'entusiasmo è la base, e lottare e poi arrivare al traguardo è veramente d'orgoglio.